Bentornati, bentornati in una nuova diretta di Ore d'Orrore, ancora Ore d'Orrore Wars, come tutte le settimane, e allora vedo già alcuni di voi che sono entrati, quindi saluto Rosori e tanti altri, ecco qui che c'è anche Steve, vedo Andrea, e allora io intanto comincio a far entrare i miei editor, quelli che vedo. Buonasera, forza Viola, ciao Vampira, ciao Andrea. Ciao Steve, ciao Tania. Ciao Andrea, ciao Tania. Allora, ciao. Se vedete ovviamente Simone nei commenti me lo dite, perché io a volte sono mezza ciecata e quindi non vedo chiaramente. <Anch'io. ride> Ok, allora come state? Tutto bene? Tutto a posto. Sì. Avete passato la sponsor in Italia ieri, tutto bene, tutto a posto, avete bevuto, avete mangiato, beh, perfetto. Allora, vedo se arriva Simone, ditemelo, perché va a finire, sì. Io non lo vedo. Allora, ragazzi, oggi iniziamo il nuovo millennio, diciamo, come è iniziato 21 anni fa, invece no, noi lo iniziamo oggi. Adesso con i primi tre film, che vi dico subito, vediamo un po', Steve, tu te li ricordi? American Psycho, Verità Nascoste e poi Final Destination. Io Verità Nascoste però non l'ho visto, l'avevo detto anche l'altra volta. Okay. Non l'ho recuperato, visto, è anche Alberto oggi. Ho visto che è entrato anche Alberto, quindi salutiamo. Ciao Simo. Ciao Alberto, poi ti richiameremo, ti richiameremo per ciao Alberto. A Ore d'Orrore Wars, perché si è divertito tanto, adesso cercheremo un modo per farlo intrufolare per Ore d'Orrore Wars. Allora ragazzi, partiamo immediatamente, vi dirò subito che da questa diretta, ci concentreremo più su alcuni film dove ci sono tanti, miau, Alberto sempre il solito, miau, vabbè. Comunque, vabbè, lasciamo stare, sempre il solito. Allora, praticamente, Ore d'Orrore Wars, quindi ci concentreremo più su alcuni film dove ci sono ovviamente più curiosità e meno su altri. Allora, partiamo subito da American Psycho, e qui vi dico subito che ci sono veramente tante curiosità, tantissime. E Simone, partiamo da te proprio. Che ci dici di questo American Psycho, terzo classificato di Ore d'Orrore Wars? Allora ragazzi, riguardo American Psycho, è stato un film che ho visto come gli altri due quando ero adolescente, perché questi film li ho visti o al cinema o immediatamente dopo, infatti American Psycho non lo vidi al cinema ma lo noleggiai. Ed è un film che a me personalmente risultò molto interessante perché comunque sia non un horror classico, sì, però diciamo con uno spessore sociologico, antropologico, comunque con uno studio diciamo anche di un personaggio quale quello del protagonista interpretato da Christian Bale, che è abbastanza interessante, tratto da un libro di Ellis, che è un autore sicuramente molto interessante, e è bello perché comunque sia presenta un serial killer che è un po' figlio di una società malata, arrivista, ambiziosa, dedita completamente alla ricerca del potere, del successo e dei beni materiali, la cura, il culto del fisico, diciamo, dei soldi. E quindi, ecco, il protagonista diviene una sorta di emblema di un mondo malato e in quanto tale ha, diciamo, uno spessore sociologico superiore rispetto magari a un horror classico con un serial killer con delle motivazioni varie. E come horror, dicevo, è atipico perché, a mio parere, non è un classico film dell'orrore impostato sui soliti meccanismi della paura, ovvero le scene con la faccia dell'assassino alle vittime. È un film che più che altro, più che spaventare, vuole turbare, provocare disagio, un forte senso di disagio, a mio parere. E la regista, Mary Herron, se non ricordo male, sì, è stata davvero molto brava nel rendere, diciamo, questa storia sgradevole. American Psycho ha, diciamo, il suo pregio nell'essere un film spiacevole, un film, diciamo, che trasmette un senso, secondo me, di disagio abbastanza forte. E vogliamo dire, Simone, molto anche che uno dei grandi punti di forza è la colonna sonora, perché ci sono, oltre che John Cale, chiaramente ci sono David Bowie, Phil Collins, e dopo, c'è veramente di tutto. Insomma, la colonna sonora con i Contro. Bellissima, davvero, concordo assolutamente, Tania. Bellissima colonna sonora. E dicevo, ultima menzione, ha un finale molto bello, che naturalmente non spoilerò per chi non l'avesse visto, con una riflessione di Christian Bale che sembra un po' rimettere in discussione le carte in tavola, ma non voglio dire altro. Comunque, un bel finale.
e a me è piaciuto molto. Steve? Allora, innanzitutto, vabbè, condivido quello che ha detto Simo, quindi non c'è da rientrare in merito, vabbè, al libro uscito nel 92 che fece scalpore anche quello. E, infatti, il film, secondo me, è fatto appunto per mettere disagio, visto che quasi sempre i killer erano figli di persone abbiette, oppure avevano subito traumi da bambini, oppure erano proprio mostri. Questo invece è proprio un rampollo di Wall Street, e la scena emblematica, secondo me, all'inizio, quando lui si toglie la maschera, che si fa la maschera di bellezza, no? E che dice, qui c'è una parvenza, cioè, ora mi pare dica così, sì, non sì. Dice, questo è Bateman, qui c'è una parvenza di Bateman, cioè praticamente sta a significare che lui deve portare una maschera tutto il film, perché lui è completamente un'altra cosa poi. Quindi secondo me il significato è quello. Sì, come diceva Simo, poi le scene sono molto belle, anche quelle delle uccisioni, vabbè, da quando lui... da normale, poi quella che ha ucciso Jared Leto è famosissima, quella dell'ascia di lui che mette la musica, ma anche l'altra con la motosega, insomma, sono tutte famose. E c'è questo finale appunto con una riflessione di lui, che però, se qualcuno ha visto il secondo, io non spoilerò niente, però se qualcuno ha visto il secondo, che fa praticamente schifo rispetto al primo, fa cagare, però, diciamo. Però Fa cagare. Però c'è nella bambina, che poi dopo sarà la protagonista del secondo, dice qualcosa su Bateman che fa capire. Dico solo questo. Intanto saluto Pietro Marikowski, Vampira Lilith, ci dice American Psycho non l'ho mai visto, lo ammetto, ma rimedierò. Devi assolutamente rimediare. Saluto anche Angelo Venezia. Allora, voglio darvi una marea di curiosità. Tante, ve lo dico subito, insomma, Marika Psycho. Andrea, di la tua, il nostro cervello, vedi pure il cervello usa meta, cioè. Sì, è legato. Era collegato, però stavo. Vai. No, allora, a me è piaciuto molto perché, sì, come dicevano anche Steve e Simone, diciamo, trasmette dei messaggi. È una critica alla società comunque consumistica, agli yuppie, cioè quelle persone, insomma, che dedite solo alla come dire, alla carriera, alla carriera propria, a belle macchine, belle donne. Lui ha anche una fidanzata che vorrà sposare, ma che la utilizza solo come oggetto, come se fosse una bella cosa da far vedere. E in realtà la vita cosiddetta normale, cioè lui che va al lavoro, eccetera, è peggio quasi di quella da psicopatico, perché effettivamente lui usa gli altri, si fa usare, è come se fosse una specie di scatola vuota dove deve riempire il proprio ego. Lui deve riempire in continuazione il proprio ego, cioè vuole essere migliore degli altri. Poi non è se stesso alla fine, no? Infatti si mette una specie di maschera per diventare più bello, per far sì che la pelle sia più bella, però non vede se stesso, perché lui finge tutto il tempo in questa vita cosiddetta reale. Alla fine si ritrova a dover fare sempre di più, avere sempre più il biglietto da visita più bello dell'altro, uccide perché vede che un collega ha un biglietto da visita più bello del suo, e quindi inizia a uccidere oppure a desiderare la morte di alcune persone, perché lui in effetti i colleghi li odia, ma non glielo dice perché gli servono, quindi è un praticamente loro si servono di lui e lui si serve dei propri colleghi. Intanto poi Angelo ci dice bellino American Psycho, il secondo è una schifezza assoluta, come diceva Steve, il primo funziona e lui è uno di quelli bravi. Poi Christian Bale bravissimo, poi quando balla sulla musica e fa questo psicopatico, molto bravo. E poi diciamo che alla fine lascia un po' lascia un pochino una suspense finale il film,
perché non si capisce poi questi omicidi, se, ora non voglio dire nulla, se li ha commessi, non li ha commessi, forse li ha commessi, non si sa. Fatto sta che però lui, da un certo punto di vista, anche negli omicidi vuole essere il migliore, vuole uccidere come nessuno ha mai ucciso. Quindi c'è proprio questo desiderio di essere... Okay. Di essere il migliore, però alla fine è insoddisfatto perché non è se stesso, non fa quello che veramente forse dentro di sé vorrebbe fare. Allora, prima di leggere poi le curiosità, Andrea, Steve e Simone, non so se l'ho detto la scorsa settimana, la classifica di quando abbiamo fatto io The Rolling Wars, ormai tanto l'avrei dovuto fare dalla prima edizione, Steve, perché è molto curioso, però vi dico, questa è la classifica, adesso andremo a leggere tutti i nomi uno per uno e vi dico come è andata. Allora, Urban Legends Final Cut, un voto. Dracula's Legacy, due voti. The Gift, quattro voti. Faust, cinque voti. Così come L'ombra del vampiro ha preso anch'esso cinque voti. Scream 3, otto voti. L'uomo senza ombra, 11 voti. American Psycho, 32 voti. Le verità nascoste, 38 voti, quindi pochi voti di differenza tra i due. Quindi American Psycho avrebbe anche potuto ambire alla seconda posizione. Final Destination, di cui parleremo dopo, 77 voti. Vittoria netta. Vittoria netta, giovanile, no? Film per me L'ombra del vampiro comunque è un gran film. Esatto, che bisogna fare? Il vampiro con Malkovich e Dafoe, cioè per me è un gran film. Allora, vediamo qualche curiosità, sono tante, non so se riesco tutte perché poi dobbiamo passare ad altri due film, però ovviamente intervenite quando... Allora, il film è ispirato all'omonimo romanzo dello scrittore Bret Easton Ellis, poi c'è stato un sequel, come avevate detto prima, American Psycho 2, e di uno spin-off addirittura, Le regole dell'attrazione, del 2002 con James Van Der Beek nei panni del fratello minore di Patrick Bateman. Non lo sapevo. Nemmeno io. La stragrande maggioranza di dialoghi nel film è presa parola per parola dal romanzo, appunto. Il singolo più grande costo per il film è stato l'acquisto di diritti per le varie canzoni utilizzate, chiaramente, per la colonna sonora. Abbiamo detto prima da Phil Collins, chissà quanto gli ha chiesto di sborsare un Phil Collins o David Bowie. Penso, ecco. Alla ricerca di un modo per creare il suo personaggio, Christian Bale si imbatté in un'apparizione di Tom Cruise nel Late Show di David Letterman. Secondo la regista Mary Harron, Bale ha visto in Tom Cruise questa amicizia molto intensa senza nulla dietro gli occhi, e Bale ha successivamente basato il personaggio di Bateman su quella sensazione di finzione. È interessante notare che Tom Cruise è effettivamente descritto nel romanzo, vive nello stesso complesso di appartamenti di Bateman, che lo incontra in un ascensore e sbaglia il titolo del film Cocktail chiamandola Bartender. Questa è un'altra delle curiosità. Durante la produzione, Christian Bale ha seguito la routine mattutina che il suo personaggio Patrick Bateman descrive all'inizio del film. Il film ha avuto vari problemi con i marchi dei designer durante la produzione, non vi sto a leggere cosa. Christian Bale è stato avvertito da molti che sarebbe stato un suicidio per la carriera interpretare il protagonista in un film come American Psycho. La regista Mary Harron afferma che durante la prima scena della doccia con Patrick Bateman, tutte le donne sul set si sono radunate per vedere Christian Bale lavarsi. Questo è il mio gatto che miaula, se lo sentite. Non è Alberto. No, non è Alberto. È il mio gatto a cui gli manca mia madre e quindi miagola. Stai zitto. Allora, il suono Wash, durante la famosa scena del biglietto da visita, è stato creato rallentando il suono di una spada che viene estratta dalla sua guaina. Un cartello con la scritta "Questa non è l'uscita" è mostrato nella scena di chiusura. Si tratta delle ultime parole proprio del romanzo, visto che abbiamo detto che il film prende molto del romanzo, anzi praticamente quasi tutto. A Evan McGregor fu successivamente offerto il ruolo di Patrick Bateman, ma declinò dopo che Christian Bale lo incoraggiò personalmente a rinunciare, pensate. Dai, lo faccio nome... io, non te ce provà. Esatto, bravo Steve, l'aiuta. Il nome Bateman deriva da Norman Bates, personaggio principale di Psycho. Quando Leonardo DiCaprio dice, ma che c'entra DiCaprio? Ecco, c'entra, perché era ancora a bordo del progetto. L'attivista femminista Gloria Steinem gli fece pressioni per non fare il film, poiché la sua base di fan consisteva principalmente di giovani ragazze adolescenti e poteva rovinare la sua carriera. Quindi era anche stato poi chiamato per fare ovviamente... il film, ma gli ho detto non lo fare perché tu vieni da Titania, scherzo. Si sarebbero innamorati ancora di più, secondo me. Secondo me pure, vero Steve? Non capisco questa cosa. Boh.
Comunque, vabbè. Durante la scena con la motosega, Christian Bale si aggirava sul set indossando nient'altro che un calzino sul suo pene e delle scarpe da tennis. Guarda, l'ho fatto anch'io, ma non per girare un film. Certo. scusate, ma questo c'è scritto. Ah, io non voglio mai parlare di sesso, ma sono loro che mi impongono di parlare. Allora, ho capito, è colpa mia. Allora, Bridget Stoneheadis ha ricevuto diverse minacce di morte dopo la pubblicazione di American Psycho. Sì, è vero. Dopo che il romanzo è stato originariamente presentato nel 1991, l'autore doveva scrivere la sceneggiatura per il regista Stuart Gordon con Johnny Depp nei panni di Patrick Bateman. Poi, insomma, sappiamo com'è andata a finire. Saltiamoli perché sono tanti, non le possiamo leggere tutte. Nella scena del biglietto da visita in cui Paul Allen scambia Bateman per Marcus Halberstam, tutti e tre indossano gli stessi occhiali. Whitney Houston ha rifiutato di consentire che qualsiasi sua canzone fosse utilizzata nel film. Alcune scene del libro dovettero essere completamente rimosse o attenuate per il film a causa della natura grafica ed estrema degli omicidi e delle scene di tortura, cose che piacciono solamente a me, Steve, evidentemente, perché qua sì, quando qua arriva, non piace a nessuno. Quando arriva e a Simo pure, mi sembra. Sì, no, a Simo sì. Simo sì. Siamo tre. Il film che appare alla televisione di Batman è Non aprite quella porta, all'interno. Leonardo DiCaprio chiedeva 21 milioni comunque per recitare nel film, portando il budget del film a 40 milioni. Quando ha abbandonato e Christian Bale ha preso il ruolo, il budget è sceso a 7 milioni. Io francamente Leonardo DiCaprio nel 2000, no? Dopo aver fatto, non ce l'avrei visto, perché ancora aveva un viso un po' era bambinesco. Sì, dopo sì, ma come personaggio meglio Christian Bale, come fisicità, non come bravura. Di sicuro. Magari sì. Concordo. Di sicuro. Poi Bale ha utilizzato la performance di Cage, di Nicolas Cage, in Stress da vampiro dell'88 come fonte pensata di ispirazione per il suo personaggio di Patrick, poiché i due personaggi sono sorprendentemente simili. Avendo tanta fiducia nel film, Christian Bale ha rifiutato altre offerte e audizioni per 9 mesi nella speranza di riconquistare la parte di Patrick. La sua attesa alla fine ha pagato. L'autore Bret Easton Ellis ha basato il personaggio appunto di Patrick su suo padre. La scena in cui Patrick e Courtney sono a letto è tratto dal primo romanzo. E poi andiamo avanti, vediamo un po' se ci sono più che altro. Allora, il primo film porno che Bateman sta guardando è White Angel, il secondo è Red Bibe Diaries Object of Desire. No, un titolo più lungo e più difficile, no. I dipinti neri incorniciati appesi nell'appartamento di Bateman fanno parte di una serie chiamata Surrogate Paintings di Alan McCollum. Alcuni media hanno descritto scherzosamente il film come un adattamento di un romanzo scritto da un misogino diretto da una femminista. Non sono stati molto belli, devo dire. Un po' pesanti ci sono andati. Non sono stati andati un po' pesanti. Sono andati un po' sul pesantuccio. Nel romanzo Bateman è un personaggio molto più misogino, razzista, sessista, omofobo e xenofobo. Queste caratteristiche sono state attenuate appunto nel film. Reese Witherspoon era incinta di 3 mesi quando ha girato questo film. Anche la regista Mary Aaron era incinta durante la realizzazione. Christian Bale ha dovuto guadagnare muscoli e masse per raggiungere il suo obiettivo di 82 kg per interpretare Bateman. A Keanu Reeves è stato offerto il ruolo principale, ma non si sa per quale motivo si è rifiutato oppure non poteva. La parte della prostituta Christie che Bateman raccoglie nel Meat Parking è stata scritta appositamente per Cara Seymour, un'amica della regista. Justin Theroux ha indossato lente a contatto blu per interpretare Timothy Brace. E vediamo un po'. Questo può interessare a noi, Steve, che siamo insomma, della vecchia guardia. Il cast e la troupe prima di girare hanno visto come fonte di ispirazione il rosso segno della follia di Mario Bava. Meno male. Ricordare che nella nuova stagione parleremo di tanti film americani, non solo che hanno copiato, hanno omaggiato, ma se non copiato una pianta. Certo. Ce ne sono. Poi Christian Bale è abituato comunque a queste trasformazioni fisiche, anche mi sembra nell'Uomo senza sonno, e lui sembra che lì diventa magrissimo, proprio uno scheletro. American Hustle diventa grassissimo, anche in quell'altro dove diventa un altro film che ha fatto per il Vietnam, anche lì è poco più di 70 kg, cioè proprio
È specializzato proprio in queste trasformazioni fisiche nei suoi film, anche insomma. Bravo, in questo molto bravo. Allora, sto vedendo se vedete mentre voi. Ragazzi, era 57 kg. Come dicevo, sulla posizione era 57 kg per più di 1,80 m, quindi ecco, era veramente svanito. Allora, non so, mentre voi parlavate, io vi ascoltavo, ho saltato diverse cose. Quindi, allora, il film è costato 7 milioni di dollari, ne ha incassati nel mondo circa 34. Saluto intanto Nati, che vedo. Ciao Nati. Per fare l'uomo senza sonno, dice Mario Kwoski, come appunto stavo anche dicendo. Anche se ci sono diverse implicazioni nel film, nel romanzo Patrick Bateman è ritratto come cannibale, c'erano molte scene esplicite di lui che divorava i corpi delle sue vittime, sia cotte che crude. Ecco, questo Hannibal, dai, un Hannibal. Esatto. Allora, queste sono tutte le curiosità più importanti. Allora, perché consigliamo questo film? Velocemente, Andrea. Perché va oltre, come diceva anche Simo, va oltre l'horror e oltre, diciamo, il thriller. Trasmette comunque un messaggio. È una critica appunto alla società, alla società consumistica, alla società solo del lavoro, del fare, al non essere se stessi, a mettersi una maschera, come diceva anche Steve. Quindi è un qualcosa che può piacere sia agli amanti dei thriller, dell'horror, ma anche a coloro che non amano proprio l'horror, perché poi alla fine non è prettamente un horror, ma è anche un film drammatico e anche un po' commedia, perché ci sono delle parti anche che fanno ridere volutamente, con questo personaggio un po' che sembra un po' anche strampalato quando commette gli omicidi, e quindi da vedere assolutamente. Un Christian Bale, secondo me, bravissimo, e quindi da vedere assolutamente, lo consiglio anche a chi non è amante proprio del thriller horror, ecco. Simone? Allora, io concordo con Andrea assolutamente, un horror, se così si può dire, sorprendente a suo modo, perché comunque un film non realizzato, secondo me, con finalità commerciali, nel senso che non aveva nessuna caratteristica per essere un film che si imponesse per forza di cose all'attenzione del pubblico. Invece è stato un pubblico che ha risposto positivamente a questo film, perché comunque sia, diciamo, tratta degli argomenti di spessore e utilizza l'horror come tramite per parlare anche di concetti importanti, ma soprattutto suscitare domande, perché non è un film che diciamo prende una posizione netta, rimane abbastanza ambiguo in alcuni punti, e questo credo che sia un suo elemento di forza. Come dicevamo, anche questo finale è abbastanza aperto, che rimette tutto in gioco, dà al film un sapore ancora più irrisolto, per cui è un film che alla fine fa pensare, cioè ti lascia addosso delle domande. Questo secondo me è un grandissimo valore per un film dell'orrore, soprattutto. E poi, come ha detto Andrea, giustamente, interpretazione di Bale fantastica, secondo me è davvero apprezzabile, a me è piaciuto molto. Tra l'altro voglio ricordare che American Psycho ha vinto anche il premio Plutone, il premio della critica, quindi si è beccato, sì, il terzo posto, ma si è beccato pure il premio della critica, quindi il film più valutato quando si fece questa, diciamo, questa gara. Steve, a te. Allora, come ho detto prima, se non volete vedere il classico horror con lo psicopatico che viene da una famiglia disagiata oppure che ha dei traumi lui, questo è un ottimo film, perché appunto c'è Christian Bale, che il suo personaggio ha praticamente tutto dalla vita, quindi appunto è un film che ti crea il disagio anche in certe classi sociali, perché insomma sono persone che stanno bene. Quindi a me è piaciuto il primo, il secondo no, chiaramente, però il primo mi è piaciuto, lo consiglio. Poi c'è Christian Bale che fa una parte, insomma, una delle sue parti migliori, quindi sempre al top. Io, chi non l'avesse visto, consiglio di guardarlo. Molto interessante. Allora, secondo posto per Le verità nascoste. Allora, io ve lo dico immediatamente, non... due o tre volte mi sono addormentata al cinema. Io mi sono addormentata nel vero senso della parola al cinema adesso. Io l'ho visto proprio. Tu non l'hai visto, Steve? No. Ecco. So che c'è Michelle Pfeiffer, so che c'è, ma non l'ho visto. Sì, ma io non me lo ricordo. Quindi leggerò così. Ecco, se ci sono. Sì, perché io non ho nemmeno tantissime curiosità. Quindi speriamo in Andrea e Simone che ci fanno delucidazione in toto.
del film che è un po' thriller, un po' giallo, ma anche un po' horror in qualche modo. Sì, soprannaturale, un po' soprannaturale. Sì, anche un po' sonnifero, allora, quello che ho visto. Insomma. No, a me, francamente, non mi sono addormentato. L'ho visto sia al cinema, che successivamente lo davano un periodo in televisione, sì. Francamente a me non è dispiaciuto. Sì, è vero, non si vede molto, nel senso che cioè, è un po' il cicocchiano, vorrebbe essere cicocchiano, ora non voglio fare chiaramente dei paragoni scomodi. Ecco. Andrea, Simone, vediamo un Harrison Ford in un ruolo molto particolare rispetto ai, sì. ai sensori, quindi è molto curioso esatto. quello sicuramente. Esatto. Giancarlo sì, sì. dice, salve ragazzi, premetto che ancora non l'ho visto. The Conjuring, l'ultimo vostro parere, ne parleremo in altra sede di The Conjuring, Giancarlo, perché stiamo parlando di tre film molto anche perché non l'ho visto nemmeno io sicché. Esatto. Allora Andrea, a te. Ecco, comunque è un thriller un po' soprannaturale perché parla di, anche qui, di fantasmi, di presenze. E Michelle Pfeiffer secondo me è molto brava, perché a un certo punto viene in qualche modo, non voglio dire nulla, posseduta un attimo da un'entità, non dirò chi, per non... e quindi si vede che è diversa, anche il marito Harrison Ford si accorge di qualcosa di strano, quindi lì è molto brava, lei si accorge che c'è una presenza praticamente in casa. Prima sospetta che la moglie del vicino sia morta, perché è scomparsa, non la vede più, e pensa che sia lei che si manifesti in casa, dando dei segnali, scrivendo magari anche sullo specchio del vetro del bagno, eccetera. Ha fatto poi una specie di seduta spiritica con l'amica, appositamente per mettersi in contatto con questa entità, e quindi qui le presenze poi... E gli indizi su queste presenze aumentano. Lo dice tutto al marito, che dice: ma vai dallo psicologo perché magari hai qualche problema. Poi invece poi lo psicologo psichiatra gli dice: ma di insistere su questo, di indagare. E lei inizia a indagare e poi inizia a scoprire appunto una verità che non avrebbe mai potuto immaginare. E quindi alla fine si vedrà l'entità, soltanto alla fine si materializzerà, diciamo, all'interno del lago. Però ecco, è un film che non fa vedere, però attraverso le atmosfere, attraverso un po' la musica, diciamo che ha dei momenti in cui può, non a tutti evidentemente, ma fare un pochino saltare dalla sedia in certi momenti, non esageratamente. A me, allora, scusami, mi apro però... una parentesi, no, ovviamente per quanto riguarda, quando mi dite ma mi consigliate di andare al cinema a vedere qualsiasi film, io ve lo consiglio a prescindere di andare al cinema, di guardarlo in TV. Ah, sì, certo. Per potervi fare anche di film in questo momento, cioè in questo momento di cui stiamo parlando, quindi compreso dei Conjuring, di andarlo a vedere. Poi io faccio le mie recensioni rapidarie, che sono individuali, personali, chiaramente, per ore d'orrore, e io ho dato, credo, 3 vespertilio, quindi una sufficienza, credo. Niente. Però sono d'accordo con te, Tania, quando dici effettivamente te hai detto sei addormentata, perché effettivamente in certi momenti è un po' ripetuto questo meccanismo del... forse un po' troppo. Quasi ti dico che poco tempo ho sobbalzato perché si erano accese, diciamo, le lucette. Quindi, a che punto siamo arrivati? Come all'inizio? E quindi mi sono forse un po' troppo ripetuto. Forse un po' troppo ripetuta un certo meccanismo di musica. Michelle Pfeiffer. Harrison Ford non tanto. Cioè, è un grandissimo attore, non è comunque nelle mie corde. Michelle Pfeiffer io l'amo da morire. Assolutamente, però il film l'ho trovato forse un'occasione persa, secondo il mio parere. Per forse in certi momenti poteva essere sicuramente meno ripetitivo, forse un po' americano, ma nel senso un po' troppo, diciamo, non ha quelle atmosfere cupe. Guarda, Vampira ci dice, le verità nascoste, gran bel film, dalle tinte secondo me un po' hitchcockiane inizialmente, poi arrivando al soprannaturale. Intanto salutiamo Lara. Simone, io volevo sapere anche il tuo giudizio. Tutto,
Sì, ragazzi, allora, le verità nascoste. Partiamo dal presupposto, ragazzi, che l'hype era alto perché da Robert Zemeckis, che è il regista di Le Verità Nascoste, regista a sua volta della saga di Ritorno al Futuro, come ben sappiamo, che ha incastrato la Forrest Germania. Gump, Forrest Gump. Grandissimi film, Castaway. Assolutamente. Diciamo che l'hype era alto perché comunque sia lui alle prese con un genere horror, thriller horror, tutti erano curiosi fondamentalmente di vedere che cosa aveva in serbo. E diciamo le potenzialità erano elevate anche perché era un film molto, come ha detto giustamente Andrea, all'antica, molto old school, con pochissimi interpreti, basato completamente sulle atmosfere, sull'attesa, dove secondo me ha peccato purtroppo che ha disinnescato un po' il grande potenziale del film è proprio la sua sceneggiatura che in fin dei conti è abbastanza sui binari e prevedibile. Cioè, io credo che alla fine sia questa un po' la pecca di questo film, perché non è affatto male per quanto riguarda la regia, per quanto riguarda le interpretazioni, per quanto riguarda le atmosfere. Purtroppo, per forza di cose, è un film che, non lo so, anche una soluzione finale, a mio parere, un po' telefonata. Questo è un peccato perché il film di per sé aveva del Del potenziale. potenziale, sì. Secondo me è rimasto un po' irrisolto come potenziale. Quello che resta fondamentalmente è una bellissima ambientazione, una cornice fantastica, un senso un po' hitchcockiano, però un po' più anche questo, diciamo, a livello potenziale, perché poi non si risolve del tutto, perché anche l'intrigo, diciamo, che vi è dietro è abbastanza indovinabile per uno spettatore addomesticato, diciamo, al giallo, al thriller. Tutto sommato non è un brutto film, intendiamoci, a me non è dispiaciuto, io lo reputo un film dignitoso che però purtroppo poteva essere decisamente meglio, a mio parere, decisamente meglio. Simone, tu Questo gli sì. avresti dato Simone e Andrea, voi due gli avreste dato il secondo posto se dovete votare, no? Se avreste dovuto votare. Io no, Io no, secondo sì. posto no. Bella sincerità, perché ci Secondo posto. sta che si vota, no? Non è che tutti dobbiamo seguire quello che vota la No, no, gente. però. Steve, anche se non hai visto Le Verità Nascoste, Sì. ti piace Harrison Ford come attore? Michelle Pfeiffer, ti piacciono come attori? Sì, Tutti e certo. due, entrambi? Avrò solo qui, avrò 10 film con Harrison Ford, in collezione ce ne ho tantissimi. Michelle Pfeiffer anche. Vabbè, C'ho Michelle è tutti una quelli con nozione. Scorsese, c'ho quelli con Lady Hawk, ce ne ho tantissimi con lei. No, sono Allora, due attori, c'è niente da dire. vi dico qualcosa sulla produzione, ma non c'è molto da dire su questo film. Non ho trovato curiosità. Le Verità Nascoste nasce da uno script della documentarista Sarah Kernocan, basato su un'esperienza personale con una trama inizialmente incentrata su una coppia di anziani alle prese con presenze soprannaturali. Questo soggetto viene acquistato dalla DreamWorks, che affidò all'attore sceneggiatore Clark Gregg una prima riscrittura. Quindi nel 98 Steven Spielberg, tra i fondatori dello studio, sottopose il progetto al collega amico Robert Zemeckis, già legato alla DreamWorks per via di un accordo con la sua neonata società Image Movers, e che nel frattempo aveva palesato l'interesse a dirigere una pellicola thriller. Già all'opera su Castaway, Zemeckis approfittò del lungo intervallo di riprese di questo film, necessario a permettere la profonda trasformazione fisica del protagonista Tom Hanks, per prendere in mano le verità nascoste. Tra i protagonisti, nel giugno del 98, Harrison Ford fu il primo a venire coinvolto nel progetto, dimostrandosi interessato a tal punto da rinunciare ad altri impegni lavorativi per far spazio a questa pellicola. Nell'ottobre seguente venne scritturata anche Michelle Pfeiffer. Entrambi gli attori erano le prime scelte di Zemeckis nel ruolo. Quindi, hai visto, di solito si dice doveva essere scelto questo? No, Stop, al stavolta primo no. colpo tutti e due hanno detto di sì. Frattanto DreamWorks si accordò con la Century Fox per la distribuzione, che interessò entrambi i progetti del tempo di Zemeckis. La Fox distribuì infatti sia Le Verità Nascoste che Castaway, con DreamWorks che riservò a sé la sola distribuzione internazionale. Gregg venne infine confermato come sceneggiatore, cosa che lo portò a declinare la contemporanea offerta di Aaron Sorkin circa un ruolo da protagonista nella serie televisiva Sports Night. Nonostante l'impegno, con Le Verità Nascoste, Sorkin riuscì poi a ritagliare ugualmente un piccolo ruolo per Greg nel finale di stagione. I premi vinse il Nastro d'Argento, però pensate come solamente come miglior doppiaggio maschile. Insomma, una cosa proprio molto importante. No, senza Sì, nulla togliere, cioè, no, per doppiaggio in generale. adoppiatori. Ai doppiatori, senza. Ecco, però questo è quanto. Allora, io e Steve non l'abbiamo visto, quindi no, consiglio noi zero.
Velocemente, Andrea, Simone, perché vogliamo consigliare questo film? Ma io lo consiglio perché comunque è un thriller con buone atmosfere, forse sì, esagero un po' sul meccanismo della musica che deve diciamo incorniciare un momento particolarmente di suspense, forse è un meccanismo un po' ripetuto, però è una trama anche che alla fine si segue bene, anche il finale comunque lo si capisce bene, non è particolarmente, forse ecco, magari per chi, come diceva Simone giustamente, ha visto molti thriller eccetera, potrebbe anche anticipare un po' il finale, però chi non è tanto avvezzo a questi film difficilmente potrà capire subito tutto, insomma, e quindi lo potrà godere fino alla fine. Due bravi attori in un genere che non è proprio il loro, proprio perché comunque Harrison Ford è più lo ricordiamo più in film come Indiana Jones Esatto. Anche Michelle Pfeiffer, però comunque sia sono bravi, soprattutto a me è piaciuta in modo particolare Michelle Pfeiffer perché ha dei momenti in cui gli dà la possibilità di parlare, ecco. Simone? Allora, io ragazzi consiglierei Le Verità Nascoste perché è indubbiamente un film carino, è sicuramente dotato di una grandissima classe, perché Robert Zemeckis, come sappiamo, è un grande regista, perché gli interpreti Harrison Ford e Michelle Pfeiffer sono indubbiamente molto eleganti, di classe, e concedono un'interpretazione assolutamente ineccepibile. È un film, purtroppo, che si fatica un po' a ricordare, ripeto, per il fatto che la sceneggiatura non è delle più originali, nel senso, c'è un meccanismo che a me ha ricordato un pochettino Il Sospetto di Alfred Hitchcock, ovvero c'è il ruolo, diciamo, di Harrison Ford che è discusso durante tutto il film, sarà buono o sarà cattivo. E nella risoluzione degli eventi, secondo me, ci poteva essere un colpo di scena migliore. Tutto sommato, però, è un film molto gradevole, molto piacevole, sicuramente elegante, assolutamente non un horror volgare, quindi può piacere sicuramente a un pubblico vasto comunque. Allora, attori ottimi, ma il film è proprio scarso, dice Robby Robby. Giancarlo ci dice regista anche della morte di Fabella, riferito al regista di prima. Sì, allora, tra l'altro, Simone mi ha lanciato proprio la palla, perché nelle storie stiamo votando su Hitchcock quale è il miglior lungometraggio in bianco e nero di Hitchcock, escluso Psycho. Quindi sono quattro film e sono curiosa proprio di vedere domani chi vincerà, perché ovviamente avrebbe vinto Psycho, quindi abbiamo escluso quel film. Beh, c'è Rebecca la prima moglie, c'è Notorious, staremo a vedere chi vince. Credo che era in vantaggio Notorious. E poi invece, per quanto riguarda, tra poco parleremo dei Final Destination, il primo capitolo che ha vinto, i giovani sono scatenati, era giusto che forse era anche questa, diciamo, no? Il sunto finale, anche là vi stiamo chiedendo qual è il miglior film della saga, ok? E non è scontato che vinca il numero uno, pensate. Già sto vedendo che c'è molti hanno votato il 3, quello dei, no, diciamo, del parco giochi, quindi insomma vedremo. È dello stesso regista, questo. Sempre James Bond. Esatto, questo vedremo domani, vedremo domani anche i risultati, quindi Notorious per me, Robby Robby ha votato già, Robby Robby se perde il voto. Bravo, bravo. Dire. Allora. Segreto il voto. Vabbè, no, chi lo vuole dopo pure detto. Allora, parliamo di Final Destination. Ecco, una delle saghe più famose del nuovo millennio, devo dire. Sì. Che seppur, dico la mia, seppur alcune morti nel corso poi, ovviamente, dei film sono veramente, vogliamo dire, eccentriche, vogliamo dire, non lo so, però devo dire che è un buon alla fine è un buon intrattenimento, insomma, è una saga che comunque intrattiene. E io mi ricordo che ogni volta che andavo al cinema, soprattutto dal terzo in poi, ero là a vedere, ero curiosa con i popcorn in mano a vedere le morti, cioè sì, perché e questo è interessante, perché almeno uno va al cinema sapendo che, cioè, che qualcuno muore di una cosa almeno, è quella. E devo dire che non mi hanno mai deluso. Poi certo, uscivo al cinema, ma quella là che quello sta fa l'erba, schizza, gli entra dentro l'occhio, gli esce. Doveva morire proprio.
cioè, capito? Come le due ragazze che muoiono, adoro te mentre stanno facendo la lampada, ti casca tutto. Adoro, io, ecco, io sono come quella stupida americana bionda là dentro che muoio. Quell'altro con l'agopuntura è forte, anche quello con l'agopuntura. Magnifico. Che era quello che gli piacevano le bionde che fanno la lampada. Era certo. Lui. Quindi doveva morire. Doveva morire. Una saga divertente. Tutto gli si può dire, ma è una saga veramente divertente. Allora, partiamo proprio da quello che per ora sta zitto, sbarra gli occhi, come il nostro Dylan Dog, e quindi partiamo proprio da Tessimo. Dici un po' qualcosa su Final Destination. Benissimo, ragazzi. Benissimo. Allora, per me Final Destination, ragazzi, piccolo cult, io ci sono affezionatissimo, visto al cinema avevo 13 anni, 14 anni ancora non compiuti, e mi sono visto tutta la saga poi al cinema. È davvero bello, volevo fare una piccolissima parentesi, ragazzi, se mi concedete, perché c'è un altro film con un tema assolutamente analogo, un personaggio dotato di poteri extrasensoriali, per cui ha premonizioni di morte, aiuta... Quello della mano? Quello della mano? Questo qui, questo. La notte è un bellissimo noir. Ti volevo segnalare, ragazzi, perché è un noir horror del 1948, meraviglioso, con un personaggio protagonista Simone, mi sa che devi condurre tu. Grazie che mi dai la balza per ricordare che tra qualche giorno partiranno il The Best 100 Noir. Grande, quindi, grande. Per quindi 3 mesi staremo insieme per arrivare al primo posto. 100 film noir, puramente noir. Grande Simo che ha ricordato, tra l'altro uno, credo che questo film sia nella lista, se non erro, ma poi vabbè. Vai Simo. Allora, dicevo, chiusa questa parentesi, a me il primo Final Destination, ma anche i seguiti, però il primo è piaciuto davvero molto, 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 perché è un film originale, a suo modo siamo abituati solitamente al serial killer, al villain, a un personaggio, diciamo, tangibile, materiale, che uccide le vittime. In questo caso c'è la morte stessa, quindi le morti sono qualcosa di completamente imprevedibile, come erano imprevedibili in Inferno di Dario Argento oppure nell'Aldilà di Lucio Fulci. Cioè, essendo la morte stessa a colpire, non possiamo mai aspettarci precisamente la dinamica degli eventi che porterà alla morte dei personaggi. E questo è un elemento, secondo me, di indubbio fascino che ha fatto la forza di questo piccolo cult. La differenza, a mio parere, tra il primo e i sequel è che dal secondo al terzo le morti rimangono qualcosa di molto gustoso, ma diventano talmente eclatanti, rocambolesche da essere quasi comiche, divertenti, molto splatter, mentre il primo film, secondo me, riusciva a suscitare una tensione superiore, riusciva ad essere più incisivo a livello di posto di spavento. Ed è molto, molto riuscito. Allora, stiamo parlando davvero di Final Destination, Lara, però se chiedi del noir di Simone ti fa immediatamente vedere il DVD, perché siamo qui per questo, anche per parlare grande, Simo. Eccolo là. La notte negli occhi. La notte negli occhi, bellissimo. La notte negli occhi, mi raccomando, Lara, l'altro film molto, molto importante, la filmografia noir, quindi ecco, guardatelo. Quindi Simo, insomma, a te ti è piaciuto molto per questa... Mi è piaciuto davvero tanto e l'ho trovato molto originale nella struttura, nei colpi di scena, le scene delle morti sono decisamente riuscite. È un film macabro, d'atmosfera, ed è diverso da tutto quello che era stato girato in precedenza, quindi secondo me è assolutamente da valutare, da annoverare con un piccolo calcio. Robby, proprio bene il primo, l'idea è geniale. Tra l'altro... La storia era originariamente un'idea di Jeffrey Reddick per una sceneggiatura televisiva abbandonata della serie TV X-Files, pensate, ispirata al film Ragnatela di morte del 1984. La trama prende in prestito anche alcuni elementi della serie Ai confini della realtà del 59, infatti, a me sì, tanto cara, è vero Steve? In particolare l'episodio 22, si chiama proprio 22, in cui una donna ha un sogno molto realistico che in seguito si manifesterà nella vita reale, incluso un aereo che esplode al decollo. Poi, tra l'altro, tra poco vi dirò man mano tutte le curiosità. Steve, a te, Final Destination, a noi ci piace. A noi ci piace, io mi sono divertito con tutta la saga, andavo là solo per vedere i morti, dove morire. Cioè, ragazzi, a me sta saga mi ha divertito tanto, me la sono vista tantissime volte. Chiaro che cavalcava il successo dei vari Scream, come poi Urban Legend, So cosa hai fatto, ne sono usciti mille di questi teen horror un po' ambientati nelle high school, un po' ambientati anche fuori, ma insomma con dei giovani che morivano male o per un assassino o per
come in questo caso, la morte, che è l'assassino. Quindi, no, no, per me si salva proprio tutta la saga, quindi per me sono divertenti. Cioè, non sono film che pretendono chissà che, no. Cioè, non ti fanno vedere morti, ti intrattengono, sono film di intrattenimento, e per me, per quello che vogliono fare, ci sono riusciti. Vampira Lilith, Final Destination, bellissimo film con una trama diversa dai soliti horror, il protagonista è bravissimo, aveva anche fatto un videoclip di Eminem, Marikowski, il protagonista del primo, non è lo stesso di Giovani Diavoli, ho un vuoto. Preciso, è quello lì, è quello di Giovani Diavoli della mano, che perde la mano. Giancarlo, se non ricordo male, dire, riguardo il protagonista di Final Destination, non vorrei dire una cavolata, ma credo che sia Casper quando si incarna in un umano. Il ragazzino di Casper nel finale, sì, quando acquisisce le sembianze umane, sì. Dovrebbe essere lui. Può essere, sì. Ora potrebbe non mi ricordo bene. Ho Casper, ma non l'ho mai visto. Giancarlo, a me allora. Final Destination è la saga, ma il terzo e il quinto sono i miei preferiti. E il terzo lo stanno votando molti, ed è uno anche dei miei preferiti, tra l'altro. La morte della ballerina nel quinto è allucinante. Quelle povere gambette, però, ecco. Allora, Andrea, a te. No, a me è piaciuto il primo, perché gli altri li ho visti, ma un po' meno, perché l'idea di fondo poi è un po' ripresa dagli altri film, no? Il destino. Ecco, il destino si può cambiare, oppure una volta che uno è destinato non può essere forzato, e quindi se sei destinato a una cosa è quella. Quindi un po' si domanda... Il destino è quel che è, non c'è scampo ormai. Anche sta Junior. Infatti mi viene in mente anche a me spesso. E quindi è sulla... Halloween, quando inizia il film, eh? Che fa na, malefici misteri, voglio con la voce di Steve con la musichetta. Fantastica, adoro. Infatti questo film dice che il destino è quel che è, non c'è scampo proprio, se devi morire, se non muori ora, morirai successivamente. E quindi iniziano questo gruppo praticamente di liceali che doveva andare a fare un viaggio a Parigi. E questo Alex, che è il protagonista, sogna un incidente aereo talmente verosimile che poi quando si sveglia sempre in aereo sente praticamente gli amici che dialogano fra di loro e sono gli stessi dialoghi del sogno. Allora si impaurisce e esce dall'aereo e insieme ad altri che lo seguono, e ha un professore, una professoressa. E si salva perché l'aereo esplode, ma poi questi sopravvissuti alla fine cadono come mosche. Ecco, cadono come... In uno dei film della saga Night, cadono, esatto. stanno cadendo tutti come mosche. Ecco. E cercano in qualche modo di sfidare la morte, sfidare il destino, ce la faranno? Si può sfidare il destino? Si può forzare quello che è destinato? Che cos'è il destino? È un po' si domanda questo comunque il film, quindi, non dà una risposta effettiva. Sì, mi è piaciuto il primo sì, gli altri chiaramente perdono un po', cioè sono solo più spettacolo, però perdono un po' l'originalità di fondo del primo, perché poi è lì l'originalità della sceneggiatura. E dopo sono un po' ripetitivi, anche se però sono carini da vedere. Intanto leggo a Marikowski, dice: ci stavo pensando pure io, Simo, mi sa che è lui forse. La nostra cara di cazzo 83, che io adoro solamente per questo nome. No, cambiano le sfumature, ma non si può. Marikowski, sono dovuto andare a controllare. Sì, è l'attore che fa Casper, grande. Bravo, Marika, bravo Gatti, Simo, vincitrice del nostro secondo giveaway, grande. Marika. Che memoria. Salutami la barista a cui ho portato il DVD che sei andata a prendere, che lei è di Roma, ragazzi. Sono andata a portargli la mano. Adoro Lara, quando è ora in poche parole. Esatto, Lara, quando c'è da morire, c'è da morire. Allora, c'è da ricordarsi che il coroner quello è Tony Todd, Candyman di Tony Todd, nostro caro amico Tony Todd, che ogni c'è tanto ci mette tutti like su Twitter, Steve. Su Twitter ci metti like. Perché la scena non c'entra nulla, ma non ci resta che piangere che a Troisi gli dicono: ricordati che devi morire, o mo me lo segno. Insomma, una cosa simile. Adoro.
Allora, leggiamo velocemente tutte le curiosità. Allora, circa 4 minuti nella scena di apertura, Devon Sawa, che è appunto Alex, no, diciamo, il protagonista assoluto, doveva fingere di dormire, ma in realtà si è addormentato veramente per 4 ore, ragazzi. Grande. Quando dici stai nella parte, perfetto. Si è proprio addormentato 4 ore, ha dormito. Gran parte delle news mostrate nel film sono le prese reali dell'esplosione dello schianto nel luglio del 96 del volo TWA-800 al largo di East Mauritius a New York. Questo film non solo prende in prestito le riprese dell'incidente, ma prende in prestito anche altri elementi. Il volo del 17 luglio del 96 trasportava un club francese delle superiori. Esplosa all'improvviso e ci furono indagini per un possibile atto deliberato che causò l'incidente. Prima una bomba, poi un missile terra-aria. Come per questo film, alla fine si è deciso che l'incidente era il risultato di un guasto meccanico. Il cottage di Claire è lo stesso che si vede nel film Lake Placid del 99. A circa 7 minuti la donna, circa 7 minuti del film, la donna al banco del check-in in aeroporto dice ad Alex che l'aereo parte alle 9.25, orario che include il suo compleanno, 25 settembre. Quando Alex come me, aereo, ragazzi, anch'io. Ciao, Simone. Auguri. Auguri. Mi ricordavo, ragazzi, mi ricordavo questa cosa, l'avevo notata al cinema, ci avevo pensato. Ecco, quando Alex sale sull'aereo si siede sul sedile I, credo, che sì, che è la nona lettera dell'alfabeto, e il posto è nella fila 25, proprio. Poi, sentite, ragazzi, rimanete in linea perché adesso vi do tutte, anche i nostri studenti, tutte le curiosità, perché queste sono belle rispetto a quell'altra, questa è proprio del film. Le scelte di casting originali per Alex e Claire erano Toby Maguire, dico bene il cognome, o Maguire, vabbè, e Kirsten Dunst. E Kirsten Dunst. Entrambi e quelli di Spider-Man, praticamente. Esatto. Spider-Man. Entrambi e due di trilogia di Bravo. Spider-Man. Le numerose apparizioni del numero 180 nel film si riferiscono al titolo originale del film Flight 180. New Line ha deciso di rititolare il film in Final Destination per paura della confusione con altri film come Air Force One o con Air, tutte e due del 97, quindi hanno detto cambiamo direttamente il nome. Sì. Nel film il nome di Todd è scritto con una D invece della tradizionale ortografia di due. In tedesco Todd significa morte. Ecco, lo sapevo. A circa 10 minuti, quando gli studenti salgono sull'aereo, Alex guarda in basso dal jetway e vede un carrello con il numero 666. A circa 7 minuti il titolo del film può essere visto su un'etichetta sul bagaglio di Alex quando un assistente di volo lo solleva. La maggior parte dei personaggi del film prende il nome da registi o stelle di film horror in bianco e nero. Lo Shani, Wagner, regista George Wagner, Browning, dal nome del regista Todd Browning, Darren Now, è inutile stare a dire a chi si riferisce, Valerie Luton, che ha prodotto diversi film horror famosi, Valerie Luton sarebbe, Brett Dreyer, regista di Vampire del 32, Howard Siegel, Don Siegel, ha diretto Ispettore Callaghan, Il caso scorpettuto del 71, e Bill Hitchcock, il cui nome rende omaggio appunto ad Alfred Hitchcock. Non so se l'ha infatti ricordata. Sembra Todd sia il primo a morire, no? Visto che significa morte, è il primo a morire dopo. Mi sembra sia il primo, però non ricordo bene. Se è il primo a morire. È l'amico suo, che però non mi ricordo come si chiama. Ah, non era Todd. Ah, no, non mi perché ricordo. Se è il bagno strozzato, però non mi ricordo il nome. Infatti, non mi ricordo se comunque uno dei primi, sicuramente. Perché... Lara dice, lo dico con ironia, visto che mia mamma era un'amante degli horror, quando era all'hospice, le dicevo come Frida di ingannare la morte facendola ridere, lei rideva, poi mi diceva, ricordati, tu devi morire, e io rispondevo, mo' me lo segno, Lara. Questo è un ricordo molto particolare, grazie di averlo condiviso col sorriso con noi, Allora, mentre Alex è seduto nella sua camera da letto a leggere una rivista, un gufo vola sul ramo di un albero fuori dalla finestra. In molte culture i gufi sono visti come presagi di morte, vedesi Twin Peaks. Dopo che Alex Browning, Claire Rivers, Todd Wagner, Terry Shaney, Charter Horton, Billy Hitchcock e la signora Valerie vengono portati fuori dall'aereo, Billy viene mostrato solo di spalle con il nome sulla sua maglia che omaggia il maestro Hitchcock. Non l'ho notato questo, lo devo andare a rivedere. A circa 31 minuti il discorso che Todd tiene al funerale è una citazione di Marcel Proust. Devon Sawa aveva 21 anni durante il periodo in cui interpretava 17 anni. Guardate questo come sta miagolà. Non è che devo morire in miele come sta miagolà così.
Devon Sawa aveva 21 anni durante il periodo in cui interpretava il 17enne Alex Browning. Tony Todd, Steve, dice: risveglierà i morti dopo che Alex e Claire entrano nell'ufficio del coroner. Del coroner. Todd ha recitato da protagonista nel remake della Notte dei Morti Viventi del 1990. Tom Savini, e due anni dopo ha impersonato il Kona Horror Candy, ma nell'omonimo film appunto di Cliff Barker, che conosciamo tutti. Vampira dice: sì, ragazzi, Todd è il primo a morire. Ecco, mi ricordavo bene. Okay. Allora, considerando la sua vasta conoscenza su come opera la morte, molti fan di Final hanno teorizzato che Bloodworth in realtà sia la personificazione umana addirittura della morte, o almeno una sorta di rappresentante della mietitrice. Tuttavia, sia lo stesso Tony Todd che i produttori del film hanno sempre smentito questa teoria. Quindi, ai fini di questa teoria, Bloodworth è ciò che sembra essere, cioè un essere umano. Il piano originale era di avere la morte come un'entità molto più evidente nel film, come lo era nella morte di Todd. Dopo la morte di Todd, si decise di avere le morti semplicemente rappresentate come elaborati incidenti. Quando la signora Lewton esamina il fumo che esce dal suo monitor, sullo sfondo si vede l'immagine di un grosso pugnale che fa parte del design sulla sua porta a vetri colorati. Si tratta di un'intenzionale prefigurazione della sua morte. Durante i titoli di testa, due dei morti nel film sono prefigurati. C'è una bambola appesa e una foto di una ghigliottina in un libro. La canzone Into the Void sta suonando sull'autoradio di Carter poco prima della morte di Terry. E la canzone contiene le parole Final Destination proprio. Uno scheletro appeso ad un cappio e tre giocattoli sparsi nella stanza di Alex. La combinazione di linee colorate sul lato del bus che uccide Terry è molto simile alla combinazione di colori della fusoliera dell'aereo che poi esplode. Il film ha costato, ultima cosa, 23 milioni di dollari ed ha incassato nel mondo circa 112. Insomma, un guadagno. Allora, meno di 4 minuti, veloci. Andrea, parto da te, più rapido, perché lo consigli? Ma lo consiglio perché intanto è divertente, film molto divertente, e parla del destino, appunto come dicevamo prima, sul fatto se la morte, il destino si può in qualche modo fregare, fra virgolette, oppure no. E poi è molto spettacolare, divertente, parla anche di premonizioni, Alex ha delle premonizioni appunto sugli incidenti, quindi a chi piace questo tipo di film lo consiglio, e poi è un film molto chiacchierato, se ne è parlato molto allora, si continua a parlare, quindi io lo consiglio assolutamente. Simone? Allora, lo consiglio anch'io assolutamente, piccolo cult da recuperare, concordo con quanto ha detto Andrea, aggiungo semplicemente il fatto che, ragazzi, la cosa bella di Final Destination fondamentalmente è il fatto che l'assassino, il nemico, non lo vedrete mai, è sempre completamente invisibile. Questo crea un'atmosfera, una cornice magica, oscura, veramente bellissima. E il primo è un film serio, a differenza dei sequel, che sono molto divertenti, molto carini, però secondo me hanno perso un pochettino, diciamo, dell'incisività del primo, che è un bellissimo horror. Quindi consigliato. Sì. Io consiglio questo film perché a me fa sempre divertire. Ma poi, l'ho detto, consiglio tutta la saga. In particolare il primo, perché appunto è quello... Era quello che esordiva, quello che faceva vedere per la prima volta le morti, come appunto detto, come quella lì di Todd, che è la morte proprio che organizza tutte le cose perfette per poi portare all'omicidio di quello lì. Nei capitoli successivi si vedrà molto di più questa cosa, e sarà sempre più elaborata. Lì aveva detto che avevano un po' smesso perché sembravano più degli incidenti. Secondo me dopo la elaborano ancora di più, si vede ancora di più, perché sono proprio a volte sono proprio atroci, cioè c'è una probabilità su un miliardo che tu muoia così, però per me è bello. Allora, tra l'altro vi ricordo che Simone tornerà la prossima settimana, che adesso Simone sarà sostituito in teoria credo da Alex, e venerdì prossimo c'è la partita dell'Italia, quindi ci dovremo di nuovo mettere d'accordo su quando fare la diretta la prossima settimana, se di sabato o di domenica. Questo poi lo staremo a vedere insieme, perché venerdì sera c'è l'Italia, maledetti europei, no, benedetti europei, perché Dio, sennò qui si scusa. Ma proprio di venerdì! Si scatena quando, no, viva l'Italia sempre. Allora, con Andrea e Steve ci vediamo tra poco, grazie Simone, alla prossima settimana. Grazie Simo, grazie a tutti. Ciao Simo. A tra poco, 22. Ciao, grazie. Ancora Euro Dollar Wars, 22.35 tra pochi minuti. Ciao, grazie. Ciao Simo. Ciao.